Eccoti. Spero tu abbia buone notizie. Prima di fare sul serio, perché non ci divertiamo un po'? Apprezzo il tuo aiuto, ma non sono sicura. Credevo ci fosse qualcosa tra noi. In certi momenti ho avuto anch'io quella sensazione, ma non ne sono sicura. Concentriamoci sulle cose importanti. Hai assoldato altri mercenari? Oh, solo per qualche lavoretto qui e là. C'è sempre qualcosa che possono fare. Uno degli uomini che dovevi sposare è stato ucciso. Io... deve essere stato ucciso dalle persone che vogliono uccidere me. Dopo ciò che ho scoperto, so come stanno le cose. Ebbene? Tu non meriti tutto questo. Vuoi solo vivere la tua vita. Proprio così. Non ho fatto niente di sbagliato. Voglio solo che mio padre stia bene e partire per il mio viaggio. Potrai farlo dopo che ce la saremo spassata un po'. Apprezzo i tuoi tentativi. Dimmi, stavolta cos'è che mi manderai in estasi? Spogliami e lo scoprirai. Lo faccio subito. In estasi. Visto? Allora è tutto. Suppongo che non ci sia altro da fare. Non deve essere un addio. Perché non ti unisci al mio equipaggio? Beh, mi hai sempre supportato. E inoltre sarà bello andarsene da qui. Ottimo. E tuo padre? Grazie a te, ora sta molto meglio. Non temi che qualcuno vorrà fargli del male? Condividerò con un po' di persone le informazioni che hai trovato. Non gli faranno niente finché le avremo. Sarò felice di averti a bordo. Per caso ti stanno molestando? Molestando? Siamo i suoi genitori! Te l'ho detto, madre! È per proteggervi! Proteggere da cosa? Esattamente. È appena tornato da Delfi, ha parlato con l'oracolo. Da allora è andato fuori di testa. Mi ha rivelato la profezia. Non ho mai avuto le idee così chiare. Ha detto che avrei fatto cose terribili ai miei genitori, che il sangue di mia madre avrebbe macchiato il suolo e che mio padre avrebbe gridato il nome degli dèi. Gli oracoli e le profezie causano più male che bene. Ascolta il tuo istinto. Che cosa stai facendo? Ascolto il mio istinto. Dice che i miei genitori soffriranno se non mi aiuterai. Ovviamente. Tu puoi salvare i miei genitori dalla mia ferocia. Tu non sei per niente feroce. Silenzio, padre. Io e il Mistios stiamo parlando. La mia spada e il mio scudo. Doni di mia madre e di mio padre. Dobbiamo restituirli ai miei genitori in modo che possano difendersi dalla mia ira funesta. D'accordo, Subideo. Troverò quelle armi per te. Ma ti costerà. Ma certo, i miei genitori non avranno problemi a pagarti per il disturbo. Cosa? Cosa? Cerca Costa, il fabbro del villaggio. Gli ho portato la spada da affilare non molto tempo fa. E lo scudo? Sarà un po' più complicato. Te lo spiego quando mi riporti la spada. Non vedo l'ora. È solo superstizione. Non devi liberarmi, Mistios. Queste corde sono l'unica cosa che... Ti prego, Mistios. Eros in terra. Ecco, mi chiamo Costa, al tuo servizio. Alexios. Qualsiasi cosa tu voglia, nominala e sarà tua. Posso piegare del metallo per te, oliare quei muscoli, riparare quella lancia rotta. Sto cercando una spada. Appartiene a Supideo. Ah, Supideo! Adoro quel ragazzo. Un po' magrolino, a dire il vero. I suoi genitori non gli danno da mangiare. Sì. Beh, rivuole la sua spada.
e te la darei volentieri. La sua spada, intendo. Ma non posso semplicemente regalare spade a ogni Mistios attraente che passa. Dammi la spada e ti prometto che non dimenticherai questo giorno. Oh, sarebbe un sogno che si avvera, ma c'è un problemino. Ecco, anche la mia lancia è rotta. Non so se vi spiego. Peccato. Ma ci sono dei fiori nella foresta dietro alla fortezza militare di Cerse, piantati da Afrodite. Aiuterebbero la mia prestazione, non so se mi spiego. Va bene, ti porterò i fiori e tu mi darai la lancia. Cioè, la spada. Voglio dire, aspettami qui.
Dovrebbero bastare a riaccendere la fiamma del fabbro. Mistios dei miei sogni, mi togli il respiro. Mi hai portato i fiori? Non posso nemmeno andare a cogliere dei fiori senza che qualche bestia cerchi di uccidermi. Ma sì, li ho trovati. Perfetto! Allora, quando dicevi di voler rendere questo giorno indimenticabile, parlavi sul serio? Basta parlare. Mangia le tue piante. È stato incredibile. Ringrazia Afrodite. Ringrazio tutti gli dèi. Ecco, come promesso, non ti dimenticherò mai. No, non lo farai. Devo portarla ai genitori di Supideo prima che faccia qualcosa di stupideo. Oh, Mistios dei miei sogni, se solo avessi altri fiori di Afrodite. Mistios, eccoti! Mi hai portato la spada? Certo. Grazie agli dèi. Sapevo di poter contare su di te, ma è solo uno degli oggetti che mi servono. E io ho due genitori. Allora, parlami dello scudo. Bene. Secondo i miei genitori è stato rubato mentre facevo visita all'oracolo di Delfi. Rubato? Allora non lo ritroveremo mai. Ho sentito mia madre e mio padre parlarne. Hanno menzionato una grotta oltre il Lago Rosso. Parlavano della ladra come se la conoscessero. Strano. Raggiungi la grotta, Mistios. Riportami lo scudo. Solo allora i miei genitori saranno al sicuro dalla mia furia. È ora di cercare questa ladra. Supideo parlava giù. Strano che i suoi genitori lo sapessero. Dovrebbero recuperare lo scudo da soli. Questo lago è pieno di sangue. Cosa lo rende così rosso? Eccola lì.
Deve essere la grotta. Un nascondiglio perfetto per me. Questo scudo basterà a proteggere i genitori di Supideo dalla sua ira funesta. Sembra sangue. Ho sognato di annegare in un lago identico a questo.
Mistios, eccoti. Hai trovato lo scudo? Sì, ora puoi finalmente proteggerti dalla profezia. Allora, trovato la ladra? Oh sì, l'ho fatta a pezzi. Non ruberà più niente a nessuno. Che è successo al fabbro? Oh, lui è vivo e vegeto. Abbiamo fatto cose nel retro della sua officina che farebbero arrossire Afrodite. No, non è vero. È orribile. Madre, padre, che succede? Siete salvi? La profezia è spezzata. Beh, c'è qualcosa che dobbiamo dirti. Supideo, sei stato adottato. Cosa? Una coppia ti ha portato da noi perché ti avremmo dato una casa migliore. Ti hanno lasciato quella spada e quello scudo. Aspetta. Quindi la ladra e il fabbro? Sono i veri genitori di Supideo. Hai ucciso sua madre e fatto sesso con suo padre. Ma la profezia diceva che mio padre avrebbe gridato il nome degli dèi. Beh, ha gridato, ma non erano grida di dolore. Hai ucciso mia madre, fatto sesso con mio padre! Supideo, non ne avevo idea. Non riesco a togliere l'immagine dalla testa. Non voglio più vedere. Sono cieco, Mistio! Sei felice ora? I miei sogni mi perseguiteranno per sempre. Mia madre sanguinerà, mio padre urlerà. Mievane, hai tante. Forse dovrei pagarti per il tuo corpo invece che per il tuo aiuto. Certe cose migliorano invecchiando, no? Come te. L'oracolo ha detto che se voglio vivere a lungo e felicemente, devo restare giovane nel cuore. Ma non divaghiamo. Mi serve il tuo aiuto più del tuo magnifico corpo. Felice di sentirlo. Corago, mio marito, ha qualche difficoltà a soddisfare la mia sete di piacere. Immagino che chiunque faticherebbe. Ho molti amanti, ma lui è la mia anima gemella. Quando siamo insieme è indescrivibile. Allora non descriverlo. Da giovani correvamo nella foresta al chiaro di luna, ci toglievamo i vestiti e ci donavamo piacere a vicenda fino all'alba. I nostri gemiti echeggiavano in tutta la valle. Spero di avere il tuo carattere alla tua età. Ho più carattere adesso che mai nella vita. Cos'ha a che fare questo con me? Ho sentito di un potente elisir in grado di fornire il vigore e l'energia di Eros. Se mi porterai gli ingredienti, potrò prepararlo per mio marito. Va bene, ti porterò gli ingredienti. Se prometti di tenere le tue attività notturne per te. Ho qualche dracma e Corago ne ha anche di più. Portami lo scroto di un orso e una lingua di cervo e preparerò l'elisir. Ah, è questo che ti serve. Non preoccuparti, ti ricompenserò a dovere. Sono certa che anche Corago lo apprezzerà. Dove trovo un orso da queste parti? Ho sentito che un grosso maschio ha occupato la grotta vicina al santuario. Ci sono cervi da queste parti? Ma siamo in Focide, ci sono cervi dappertutto. Questo elisir sembra strano. Dove ne hai sentito parlare? Me l'ha consigliato la Pizia. È così saggia, mi ha risolto un problema che non sapevo nemmeno di avere. Tornerò presto con gli ingredienti. Timistius, meglio tardi che mai. Ho quello che mi hai chiesto. Chi è questa persona, Auxesia? È il Mistius che riaccenderà la nostra scintilla, amore mio. Oh no, ne abbiamo già parlato, non posso più soddisfarti. La tua lussuria finirà per uccidermi. Oh, sciocchezze, ti preparo un elisir che ti darà il vigore di un uomo con la metà dei tuoi anni. Che gli dèi mi aiutino, non ce la faccio più. Tuo marito è stanco. Lascia che soddisfi io la tua voglia.
Non sono mai stata con un mercenario. Bene, vediamo di che pasta sei fatto. L'hai fatta divertire? Le basterà sicuramente per qualche giorno. Oh, grazie, Mistios. Ecco, tieni. L'hai ampiamente meritato. Bella vista. Oh, è appena migliorata. Speravo di rivederti. Alcibiade. Cosa ci fai lontano da Atene? Uno come me è sempre in cammino. La mia nave è approdata in ogni porto. Già, immagino. Se non sei qui solo per la vista, ho un compito da affidarti. È essenziale che questo pacco raggiunga il destinatario. Il mittente non sono io, ma un uomo di nome Diodoro. Ti aiuterò, ma cosa contiene quella scatoletta? Non si dovrebbe mai giudicare qualcosa dalle dimensioni. Anche le cose piccole possono avere un grande impatto. Dicevi che il pacco non è tuo. Allora perché ce l'hai tu? È semplicemente capitato tra le mie mani. Diodoro ha chiesto il mio aiuto, come io ora chiedo il tuo. Perché questo Diodoro non lo consegna di persona? Siamo curiosi, eh? Alcune domande non hanno risposta. A volte le cose succedono e basta. Hai viaggiato molto. Qual è il tuo luogo preferito? Oh, una domanda personale, interessante. Il mondo è pieno di luoghi incantevoli. Sceglierne uno sarebbe come scegliere la mia etera preferita. Potrei farlo, ma la risposta varia a seconda del mio umore. Va bene. A chi devo consegnare il pacco? Vicino al forte militare corinzio troverai un uomo di nome Barda. È una delle loro risorse più preziose. E gli dico solo che è da parte tua. Ah, no, da parte di Diodoro. Ricorda, Diodoro. Non sei il Mistios che aspettavo. Cosa vuoi? Questo è per te. Da qua. È una specie di scherzo. È il calco di un pene. Cosa c'è scritto? Per tua moglie Telia quando sentirà la mia mancanza. Dimmi chi è il mittente. Conosci un uomo di nome Diodoro? Diodoro pagherà con la vita. Distruggerò i suoi uomini, la sua nave. Si pentirà di avere toccato Telia. Iniziavo a sentire la tua mancanza. Spero che tu abbia consegnato il pacco. Barda ha minacciato di uccidere Diodoro quando gliel'ho dato. Non mi aspettavo che il pacco contenesse... quella cosa. Una bella sorpresa, vero? Posso farne un altro per te, se ti piace. Un altro? Tu? Sì, è il mio. Niente male, vero? Dovevo togliere di mezzo Diodoro e penso di esserci riuscito. A volte mi meraviglio della mia stessa arguzia. Se lo dici tu. Perché non lasciamo che siano i nostri corpi a parlare? L'avrei pensato anche tu quando hai visto il mio regalino. Qui, davanti agli dèi. Facciamo un'offerta. Che gli dèi provino a fermare. Allora diamogli un bello spettacolo. Ah, non potrei essere più d'accordo. Chiederanno il bis. Black
Sto cercando una donna di nome Cira. Sono venuto qui per rispondere a una richiesta d'aiuto. Mi hai mancato. La mia gente avrà un bel banchetto e gli dèi il loro sacrificio, grazie a te. Sei una grande cacciatrice. Perché mi hai voluto al tuo fianco? Non fare finta di niente, c'è qualcosa tra di noi, anche se so che è meglio non far nulla. Perché ami Taleta? O almeno così pensavo, fino al tuo arrivo. La caccia mi libera la mente per riflettere sulle parole che abbiamo scambiato. Ed è una cosa buona? Conosco un luogo tranquillo vicino all'acqua. Non ci sarà nessuno. Che ne dici? Sono tutto tuo. I Deliani hanno sofferto troppo a lungo. È la prima volta che mi sento felice dall'inizio della guerra. Rendi felice anche la tua gente. Queste isole meritano la pace. Così come te. E tu? Quando sarà tutto finito, potremmo aver bisogno di un paio di braccia abili. Il mio viaggio non è ancora finito, ma un giorno potrei sistemarlo. Sai fare molte cose, Mistios, ma stabilirti non credo proprio. È un'altra sfida? Smettila di cercare la felicità nel futuro quando è proprio di fronte a te. Me l'hai insegnato tu. No. Quindi alla fine arrivo sulla spiaggia e scopro che quest'orso gigante ha sbranato la ciurma di contrabbandieri. Un orso? Per Callisto che cosa hai fatto? Beh, l'ho ucciso. Cos'altro potevo fare? Temevo che mi avrebbe fatto a pezzi. Comincio a pensare che nessuno sia al sicuro dalla tua lancia. E la donna? Oh, l'ho risparmiata. A quest'ora avrà quasi raggiunto la Laconia. Perché è così facile parlare con te? Perché abbiamo avuto vite simili, combattuto le stesse lotte, anche se abbiamo vissuto in luoghi così distanti. Ti voglio, Alexios. Qui, ora, sotto le stelle. Ti voglio anch'io, dalla prima volta che ti ho visto. Mykonos è decisamente la mia isola preferita. E tu sei il mio Mistios preferito. Taleta dovrebbe saperlo. Lo saprà, a tempo debito. Ora deve concentrarsi sulla ribellione. E anche noi. Ma prima... Sei il mio tipo. Troppi muscoli. Ma se hai le dracme, possiamo trovare un accordo. Tespi ha detto che ti avrei trovato qui. Ah, il mio caro Tespi. Un artista in molti ambiti. Ma torniamo a noi. Credevo che tu fossi il grande amore di Tespi. Quello è amore. Questi sono affari. Cosa ti piace fare? No,
Tespi vuole che tu lo raggiunga. Vuole che lo aiuti per lo spettacolo di domani. Tespi adora andare in scena. Ma stavolta lo farà senza il mio aiuto. Ma tu sei la sua musa? Il comandante Rexenore vuole che stia alla larga da Tespi in questo periodo. Altrimenti ne andrà della mia vita. Ho sentito parlare molto di questo comandante Rexenore. È uno degli scagnozzi preferiti di Cleone. Ho sentito qualche storia dalle ragazze. Gli piace travestirsi. Ha un mantello e una maschera. È anche molto violento. Mi dispiace. Comanda la guarnigione locale. I suoi uomini sono sempre qui. Se mi assentassi, lo scoprirebbe subito. Perché il comandante ti ha minacciato? Per quello stupido spettacolo. Fanno tutto il possibile per proteggere l'immagine di Cleone. Persino minacciare te. Gli attori sono tipi superstiziosi. Il comandante Rexenore sa che Tespi non reciterà se la sua musa non sarà lì presente ad aspettarlo. Non temere. Mi occuperò del comandante Rexenore. Non capisci che razza di bastardo sia. Non è un semplice soldato ateniese. Che intendi? Incontri segreti, strani ospiti, mi dai brividi. Dovrai ucciderlo. Non c'è altro modo. Se lo faccio, aiuterai Tespi? Sarà un vero piacere. Non temere, mi occuperò di lui. Portami la sua piccola spada come prova. Ah, tornerò presto. È una prova sufficiente? Non è la spada che avevo in mente, ma basta che sia morto. Ho fatto la mia parte. Vai, e assicurati che Tespi sia a teatro in tempo per lo spettacolo. Sei troppo teso. Vieni a stenderti. Abbiamo tempo per divertirci un po'. O pensi sempre... E tu, invece? Allora scorre del sangue in queste vene. E come? Ma che mi dici di Tespi? Tespi è un attore. Metà delle ragazze qui sono state la sua musa, prima o dopo. Questo è suolo sacro. Non dovresti essere qui. Beh? Vattene o dimmi cosa vuoi. Chi sei? Non voglio mancare di rispetto. Allora rispondi alle mie domande. Chi sei? Alcuni mi chiamano Ombra dell'Aquila, ma per gli amici sono Alexios. Io sono Daphne, guida delle figlie di Artemide. E forse tu sei proprio la persona che sto cercando. E chi stai cercando? Un guerriero, un cacciatore. Uno che percorre il nostro mondo e quello degli dei. Uno che accetti la mia sfida. Se la metti così, come posso rifiutare? C'è un cinghiale non lontano da qui. Uccidilo e portami la sua pelle. Vuoi che uccida un suino? Non è un cinghiale qualunque. Vediamo se sei all'altezza della mia sfida. Uccidilo e portami la sua pelle. Ti aspetto con la ricompensa. Hai perso la strada? Tieni, ho ucciso il tuo maialino. Sei molto abile, non c'è dubbio. Ho parecchi talenti, di questo puoi starne certa. Ah, è così? Beh, non vedo l'ora di metterli tutti alla prova. Oh, e che cosa hai in mente? Molte cose. Ma prima parliamo d'affari.
Ci sono altre bestie che non fanno del tutto parte di questo mondo. Gli dèi le hanno mandate qui per metterci alla prova. Nessun dio mortale finora è riuscito a impedirmi di compiere il mio destino. Vedremo. Cosa vuoi che faccia esattamente? Voglio che dimostri il tuo valore di fronte ad Artemide, cacciando tutte queste creature. Non devo dimostrare a nessuno il mio valore. Dimmi solo qual è la ricompensa. Ogni volta che mi porterai una pelle, otterrai un dono di Artemide. Se riuscirai a uccidere tutte le bestie, beh, diciamo che il tuo rapporto con le figlie di Artemide cambierà per sempre. D'accordo, lo farò. Ora dimmi, quanti animali del genere ci sono? Artemide ha preparato 8 prove e tu hai già iniziato il viaggio. Dà la caccia alle creature restanti. Come faccio a riconoscere le creature? Oh, le riconoscerai. Portami le pelli. Attenderò il tuo ritorno con le mie sorelle, le figlie di Artemide. Spero di non dover aspettare a lungo per rivederti. Sterminatore di mostri, sono lieta di rivederti. La pelle del leone di Nemea. Magnifica, come chi me l'ha portata. La forza non può nulla di fronte alla bellezza. Persino Eracle ne subì l'influsso. Le tue parole mi colpiscono come le tue armi fanno con queste bestie. Non hai ancora visto nulla. Sterminatore di mostri. Sono lieta di rivederti. La pelle della cerva di Cerinea. Sono rimasta incantata quando la scorsi tra gli alberi molto tempo fa. È stato un onore cacciare una bestia così nobile. Dopo tutta la morte e la sofferenza che ho visto, un animale di tale magnificenza mi ha lasciato senza parole. Artemide ha fatto bene a condurti da me. Nel tuo petto batte il cuore di un guerriero, ma hai un animo gentile. Tornerò quando avrò altre pelli. Sterminatore di mostri, sono lieta di rivederti. Il toro ha venduto cara la sua pelle, ma ora è tua. Sei eccezionale. Non più del toro. Gli dèi ci hanno donato un mondo meraviglioso e noi dovremmo onorarlo. Parole degne di una vera figlia di Artemide. Tornerò quando avrò altre pelli. Sterminatore di mostri, sono lieta di rivederti. La pelle del lupo Licaone. Un lupo non è solo un predatore feroce, ma un avversario astuto. Ha conquistato molte vittorie. Se qualcosa può conquistarmi, non è certo una bestia, ma qualcuno qui anch'io. Non parliamo di conquiste. Pensiamo alle ascese, a nuove vette. Tornerò quando avrò altre pelli. Thank you.
Sterminatore di mostri, sono lieta di rivederti. La pelle dell'orso Callisto. Quanto avrei voluto vedere quella creatura in libertà. Doveva essere meravigliosa. Lo era, ma esistono cose molto più belle a questo mondo. E selvagge? Altrimenti, che gusto ci sarebbe a inseguirle? Ecco, la pelle della iena. Tieni, quelle mangiacarogne mi disgustano. Bisogna imparare a vedere la bellezza in ogni cosa. Hai ragione. Sono solo animali che seguono il proprio istinto. Come noi tutti, no? Tornerò quando avrò altre pelli. Sterminatore di mostri, lieta di rivederti. Daphne, non credevo che lo fossi. La strada su cui ti ho condotto è piena di pericoli. Potevi morire o rinunciare alla sfida. Nessun pericolo poteva impedirmi di rivederti. Forse stai correndo un po' troppo. Forse. Questo cinghiale è stato più duro da uccidere di quello di Calidone. Ma devo ancora incontrare un suino impossibile da infilzare. Gli dèi hanno scelto bene quando ti hanno condotto da me. Vado dove mi conducono gli dèi e mi hanno portato da te. Hanno il senso dell'umorismo. E perché? Parleremo degli dèi e del loro volere quando la caccia finirà. Con le pelli abbiamo finito. Sì, ma la sfida non è ancora finita. Che vuoi dire? Hai dimostrato ad Artemide di saper cacciare, ma c'è ancora una creatura che devi sconfiggere. Questa non sarà una preda facile. Raggiungi me e le mie sorelle sulla rupe che sovrasta il villaggio per la prova finale. Quando? Quando vorrai. Sono qui. Ora vuoi dirmi che succede? Sorelle, come decretato dalla nostra legge, come deciso da Artemide in persona, è giunta l'ora della mia prova. Perciò vi presento Alexios. Per Ade, che cosa succede qui? Va tutto bene, non hai niente da temere. Basta con i misteri, voglio la verità. A ogni nuova generazione, Artemide invia i suoi messaggeri nel mondo. Per le sue figlie, queste creature sono un segno che esiste uno sfidante, uno degno di guidare. Guidare? Di che cosa stai parlando? Sconfiggimi in un combattimento all'ultimo sangue e conquista il ruolo di guida delle figlie di Artemide. Rifiuta e tornerai a non valere nulla per noi. Guida? Sì. Uccidimi e le figlie di Artemide saranno tue alleate. Gli dèi ci hanno fatto incontrare per questo momento. Qualsiasi cosa tu scelga, non ci sarà ritorno. Daphne, io non posso ucciderti. Pensavo che fossi mia amica. Così fa la mia gente. Non sono io a fare le regole. Compio solo il volere della dea. La nostra amicizia mi è cara. Ma Artemide e la tradizione... Vaffanculo la tradizione! Non prenderò la vita di una persona che rispetto, che ammiro, che... Sputeresti in faccia agli dèi? Fin dal nostro primo incontro ho sentito un'affinità. Dimmi che non la senti anche tu. Perché mi fai questo? È una tortura! Daphne! No! Non sfiderò Artemide, anche se mi si spezza il cuore. Ho preso un impegno con lei molto tempo fa. Ma Daphne! Non infrangerò il mio voto. Mi dispiace. Ma... Vai e non tornare. Se ti rivedrò, ti ucciderò.
se non bastassero a soddisfarti, lo farò io. Beh, è passato un po' di tempo dalla mia ultima... comunione con gli dèi? E non temere. Avrai anche delle dracme per i tuoi servigi. Sei un'abile negoziatrice. Quindi, che cosa vuoi che faccia? Sembri in procinto di partire. La sicurezza di Citera aspetterà. Bene, perché non posso